Abter Tiguglio. Facebook, quindi, ok. Allora, buonasera. Visto che il sole bacia i belli, bacia di quello che avrei a costruire. E infatti, per prima cosa, do benvenuto a tutti a nome di tutti noi, anche di Alberto da Buenos Aires, poi lui ci piloterà sui documenti che riguardano Florentina Melini. Ora però per una cosa lascio la parola a chi ci ospita, che poi è casa nostra, al nostro sindaco che ha dato insieme a Giulia e tutta l'amministrazione una grossa mano al nostro progetto, dicendo sempre sì alle nostre proposte. Sì, buonasera a tutti, benvenuti, è davvero una grande gioia poter presentare a Amelia questo libro insieme in collegamento con Buenos Aires, libro che comunque è stato battezzato alla Fiera del Libro, quindi un palcoscenico assolutamente prestigioso questo, dello scorso mese di maggio. Lascio ovviamente agli autori che abbiamo la fortuna di avere presenti e virtualmente presenti parlare di questo straordinario personaggio, di cui ringrazio i familiari che sono intervenuti, mi fa piacere che siano intervenuti con una buona rappresentanza, questo straordinario personaggio nato a Monella, che in Argentina è diventato davvero uno scienziato di grandissimo livello. A me sta il compito di ringraziare coloro che hanno innanzitutto scritto questo documento, quindi in ordine alfabetico Boscaini, Alberto Boscaini, Redentore e Camigliaro, ma non solo per averlo scritto, ma per come è cresciuta questa iniziativa. Rita Migliaro è stata appassionata di archivi, di ricerca d'archivio, ed è stata lei che ha rinvenuto un documento che ha dato forza a quella che è sempre stata una convinzione, cioè che Florentino Melino fosse nato a Monella, per precisione a Tessi, per essere chiari. Cosa che non era assolutamente riconosciuta pacificamente dagli scienziati argentini, dagli università argentini, che invece rivendicavano la paternità. Le sue ricerche hanno fatto sì che a questo punto, diciamo, che ogni dubbio è stato sgomberato. Mario Dentone ha contribuito in modo decisivo alla divulgazione di questa scoperta attraverso gli articoli di giornale, anche gli interventi di televisione, anche avendo informato Sua Santità, il Papa argentino, di questa nostra paternità, al quale ci ha anche risposto, ci ha reso davvero, cioè ad aver emozionato questa risposta, essendo partecipe di questa grande scoperta. E ovviamente, ultimo ma non ultimo, il professor Boscaini, che in Argentina ha tenuto i rapporti con le istituzioni ed è riuscito in modo, penso, abbastanza pacifico ormai a far metabolizzare il fatto che Florentino Melino fosse appunto nato a Tessi. Quindi lascio senz'altro a loro la parola lì per approfondire quello che ho appena in qualche modo accennato. Devo ringraziare intanto il mio vice sindaco Giulia Dezza, perché ha collaborato alla divulgazione di questa scoperta con dei video che quindi ha reso una cosa un po' più pubblica di quello che era nel passato, e devo dire che un po' di colpa ce l'abbiamo, lo dico in generale, per gli agliesi, per avere un po' in qualche modo non aver dato il giusto risalto negli anni scorsi a questo personaggio che invece merita assolutamente un grandissimo risalto. E ringrazio la Proloco per il supporto tecnico, Federico, e il supporto organizzativo per tutta l'iniziativa. Diamo un buon pomeriggio, lascio la parola a Mario. Grazie. Sì, devo dire a titolo personale e anche a titolo di mia moglie che il sindaco, vice sindaco, Proloco, Federico,
Elisa, Paolo, che ci raggiungerà, Barbara, tutti quelli della Pro Loco, tutta l'amministrazione comunale, quando Rita, io, chiunque altro propone qualcosa per la cultura Moneglia, troviamo sempre le porte spalancate. E questo è un grande incoraggiamento, perché altrimenti uno dice ne vale la pena, non ne vale la pena, insomma. E quindi io e mia moglie ci sentiamo, lei è sempre chiusa negli archivi comunali, negli archivi parrocchiali, poi ogni tanto viene a casa e mi dice: sai, guarda un po' che ho scoperto, che si è sposato Moneglia, questo cognome, eccetera, eccetera. E io, che sono impegnato magari con i miei romanzi, con altre cose, cerco di srombare, però siccome lavoriamo io nel mio studio, lei nel suo, ci parliamo senza citofono, senza interfono, ogni tanto c'è un'esclamazione: oh, guarda! E allora uno dei due corre, eccetera. E così è successo per Florentino. Rita stava facendo già nel 2009 delle ricerche in archivio comunale, grazie alla disponibilità delle porte aperte, di cui dicevo, e grazie anche a Donatella e a chi l'aiuta, anche in qualche modo la incoraggia. E io dico: chi è Florentino? Lei mi dice: si chiama Melino. E come ha detto la mia collega Mariangela Visanti di Rai 3, del TC3 della Liguria, l'altra mattina, dice: quando si sente il cognome Amedino basta per dire è dalle nostre parti, comunque. E così andiamo avanti e Rita comincia a spulciare, 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 e trova nell'archivio parrocchiale, grazie anche alla disponibilità di Don Stefano Giupponi, ma anche prima con Don Max e con altri, con Don Rino, grande personaggio di Moneglia che mi commuove soltanto ricordare, e così viene fuori l'atto di battesimo di Florentino Melino il 18 settembre 1853, ovvero 171 anni fa. Andiamo a vedere, io ormai con internet lo fai, andiamo a vedere dappertutto. Sulla Treccani c'è scritto che risulta nato a Wuhan, scusa la pronuncia Alberto, ci troviamo nati con Florentino nel 1854 a Wuhan. Rita dice: ma questo è l'atto di battesimo, ci sono i testimoni, il padre Antonio Melino di professione ci ha battito. E poi Rita trova in comune, a seguito di un iter particolare e una richiesta di un certo Toledo, nel 1954, per il centenario della nascita di Florentino, trova in comune una lettera dell'ex sindaco Caveri, Antonio Caveri, che risponde a una richiesta dell'Argentina di invito per le celebrazioni per il centenario di Florentino Melino. Rita dice: ma è nato a Moneglia? Insomma, gira, rigira, dalla lettera di Antonio Caveri che dice: non saremo presenti con l'amministrazione comunale a Buenos Aires nel 1954, comunque siamo presenti in spirito per il nostro concittadino, eccetera, eccetera, di origini monegliesi, perché indubbiamente comunque la famiglia era di emigrati in Argentina, ma non era nato a Tessi, era nato in Argentina ufficialmente. Allora lì è nata la rivendicazione delle cose e io, su sollecitazione di Rita, ho pubblicato sul Secolo XIX, dove collaboro ormai settimanalmente con le mie storie, la storia di Florentino Melino, perché sulla Treccani, su altre cose, abbiamo scoperto che lui in Argentina è qualcosa di più, è quello che per noi potrebbe essere Galileo Galilei o Dante Alighieri. Cioè laggiù non c'è nulla che parli a livello scientifico se non di Florentino Melino. Allora scava, scava, scava e viene fuori che Fiumi,
laghi, montagne, valli, due università, Cordoba, eccetera, strade, non c'è nulla, persino, non so cosa poter dire, un campo di calcio tra poco, intitolato a Florentino Nechino. Poi vedo un cratere sulla Luna. Allora, imbastisco, non più scientificamente come può fare Alberto, come vedrete, che poi ci commuoverà e ci divertirà, perché ha preparato anche documenti che esistono là del Museo di Florentino, eccetera, perché lui studia proprio sulle tracce di Avellino la paleontologia del Sud America. Ma anche, insomma, era un'autorità finché io ho pubblicato questa pagina sul Secolo, e quando è uscita questa pagina, a parte l'amico Roberto Pagliettini che mi dice: ti è scritta chissà cosa, sì. Ora capisco perché quando sono andato dai miei parenti in Argentina, da tutte le parti vedevo Avellino, 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 Avellino. Un ghiacciaio. Allora ho capito che non stavamo fantasticando. E da lì ne abbiamo parlato col sindaco e un giorno gli ho buttato lì. Ah no, in base al primo articolo del Secolo mi ha telefonato attraverso il mio sito su internet Alberto Boscaini, e da lì è nata, a parte con la collaborazione, è nata l'amicizia. Lui dice: io sto studiando da anni Florentino Avellino, ho saputo che voi sapete che è nato, lui ha avuto copia dell'atto di battesimo e ha cominciato a muovere le acque in Argentina. E le acque, Alberto, lì per lì si sono fatte un po' agitate. E noi non eravamo in Argentina, che ci ha rimesso lui, perché si sentiva qualche muro davanti, qualche... Lui è universitario, docente, ricercatore, tutto, si è trovato a dover rivendicare la nascita italiana monetiese di Florentino e quindi a rimuovere tutto quello che avevano costruito in Argentina. Francamente, fargli digerire questa cosa, nonostante l'amore fra italiani e argentini, è stato difficilissimo. Tant'è vero che l'amico del nostro Angelo Roleri, parente credo, ambasciatore in Italia dell'Argentina, quando è venuto qua ospite del nostro sindaco, mi è rimasta impressionata perché ha detto: Buenos Aires è la città italiana più popolata prima di Milano e di Roma. E questo è bellissimo. Allora, non so fino a che punto poi Alberto ce lo dirà, gli argentini hanno ingoiato questo boccone, però siamo amici, ci vogliamo bene, tutto nel nome della cultura. Poi io ho avuto la faccia tosta, il coraggio di dire al nostro sindaco e a Giulia: perché non raccogliamo la pagina del Secolo, l'atto di battesimo, i documenti che abbiamo, li facciamo classificare e li mandiamo al Papa. Ma chi ci arriva al Papa? Papa Francesco si è laureato proprio all'Università di Cordoba, che è intitolata a Florentino Avellino. E allora ho detto: figurati se lui non lo conosce come argentino. E attraverso cugino di Rita, Alessandro Botto, il cognome dice tutto, che è figlio di un monegliese puro sangue, e lui stesso, pur essendo romanaccio, si sente monegliese, tanto io che si commuove ogni volta che gli telefoniamo, ha detto, lui è un grosso avvocato e membro del Consiglio di Stato, ha detto: sì, ho degli amici che arrivano al Papa. E dopo un mese è arrivata la lettera del Papa Francesco al sindaco, che dice una cosa bellissima, dice: grazie per avermi condiviso la gloria del nostro concittadino comune. E questo è bellissimo. Io ho, in questo libro, ho solo costruito da scrittore, fantasticando, la vita nell'Ottocento a Tessi, ulivi, animali, coltivazione e la piazzetta che già è tecnica lì, si chiamava Via Avellino, adesso abbiamo messo una bella targa e io l'ho chiamata la casa dove è nato Florentino e dove lavorava il padre Ciabattino prima dell'emigrazione. L'ho chiamata la piazzetta dei 10 passi, perché quando siamo stati l'ho misurata.
che sono 10 o 11 a seconda della, dell'età che sto avendo, magari una volta 3 anni fa era più lunghi i passi, e quindi sono onorato, orgoglioso di aver contribuito, sono commosso a salutare la famiglia di Alberto, la piccola Alma e anche Marina che ci ha dato una grossa mano. Sono venuti a Moneglia per 4 giorni e l'abbiamo ospitati e abbiamo avuto modo di allacciare un bel rapporto che andrà avanti proprio su questa ricerca. Ora lascio la parola a Rita che vi racconterà un po', per non divulgarci troppo, la storia anche dell'emigrazione, perché voi dovete sapere, concludo, che un grande scrittore, per quanto possa considerarsi quasi di serie B, ligure, dell'Ottocento, che ha scritto il libro Cuore, è un mondo di amici, che noi identifichiamo sempre col libro Cuore. Invece ha scritto un romanzo bellissimo che ora farò di tutto per farlo ristampare, per farlo riscoprire, che si intitola Sull'Oceano, del 1888, che narra proprio la traversata dell'Atlantico su una delle prime navi a vapore, quelle con le ruote, con le caldaie, eccetera, verso Buenos Aires, verso la Plata. E descrive benissimo questi liguri che vanno laggiù dall'Ottocento. E io lo leggo pensando proprio al nostro Florentino, che allora è emigrato che aveva un anno e mezzo. E c'erano i signori, il primo piano, al sole, con 3 pasti al giorno, camerieri. Poi c'era la seconda classe, poi quelli con la famiglia di Amerino in terza classe. Quasi, non vorrei esagerare, ma dico, mangiavano gli scarti, buttavano di quelli della prima classe. Ed è scritto benissimo, c'è una frase bellissima di Modo Bellissimo, che in vista di Buenos Aires, del Rio della Plata, si rivolge agli argentini che accogliete i liquidi perché sono ostici, salveghi, rustici, ma sono gran lavoratori se li accogliete a braccia aperte. E adesso sono milioni. Se voi guardate i film sudamericani, nelle didascalie ci sono tanti cognomi italiani. Tocca a Rita, grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere, diciamo così, numerosi, il che mi fa molto piacere, vuol dire che è un argomento che a Moneglia è sentito, perché soprattutto sì, penso se si parla di monegliesi, anche se sono monegliesi che nessuno di noi ha conosciuto. E io volevo, cioè mi limito a parlare non tanto di quello che ho scritto nel libretto, che quello magari lo potete anche leggere, vi faccio un cenno, perché non possiamo parlare di emigrazione, perché a parte che c'è gente che potrebbe parlarne molto meglio di me, però un'infarinatura, diciamo così, ve la posso dare, anche perché facendo quello che faccio, cioè praticamente sono, come diceva Mario, sono anni che ormai spulcio negli archivi parrocchiali. Ma perché ho cominciato? Ho cominciato perché Don Rino, buonanima, non ci vedeva più e mi aveva chiesto se potevo andargli alla ricerca dei certificati di battesimo, cioè delle trascrizioni di battesimo di quei tanti che scrivevano dal Sud America, dall'America del Nord, o comunque per avere il certificato di battesimo e avere il diritto alla cittadinanza, cioè avendo un antenato nato in Italia, non è tanto facile l'iter. Poi Roberto Pagliettini lo sa bene perché ultimamente ha seguito un suo, diciamo così, tra virgolette, parente. Non è un iter facile, però il fatto di avere un antenato italiano dà adito alla possibilità di avere la cittadinanza.
Ora, perché gli archivi parrocchiali? Cioè, perché nei comuni le registrazioni iniziano dal 1865, cioè dall'anno dell'Unità d'Italia ufficiale, cioè quando ha iniziato la trascrizione col Regno d'Italia. Prima sono tutti registrati negli archivi parrocchiali e diciamo che quelli che scrivono a Moneglia hanno già una fortuna, perché gli archivi parrocchiali sono tutti adesso concentrati in Santa Croce e quindi è facile esaminare sia San Saturnino, Lemeglio, Santa Croce, San Giorgio, mentre se fossero sparsi per le quattro parrocchie come sono, come erano in origine, bisognerebbe fare la scuola tra una parrocchia e l'altra, perché non sempre si trova la persona che chiedono, perché tanto quando arrivavano queste persone, se erano diciamo così registrate, perché molte non erano neanche registrate, non sapevano bene o male a stento parlare italiano, molto spesso non sapevano né scrivere né leggere. Quindi chi trascriveva il cognome scriveva come capiva e il posto da dove venivano lo scriveva molto spesso, in tanti scrivono Genova, però Genova non significa niente, perché Genova è tutta la Liguria. Quindi per fortuna molti si trovano, ma ce n'è anche tanti che rimangono delusi, che non vengono troppo, cioè non si riesce a trovarli. Vabbè, questo era un cappello, non era quello che volevo dire. Volevo appunto far riflettere, io ci ho riflettuto sul perché la gente già agli inizi del 1800, anche prima nel 1700, si spostava dai nostri posti per andare alla ricerca di che cosa? Ovviamente andare alla ricerca di una vita migliore, perché qui da noi che cosa c'era che non andava? Ma intanto la vita era grama alla Ligure, perché il 99% delle registrazioni portano scritto contadino. Contadino, se invece 99, quindi l'1%, porta scritto invece o benestante, che era già una categoria al di sopra, diciamo, della massa, e qualcuno capitano marittimo. Quindi poi altri mestieri potevano essere il fabbro, ma c'era uno ogni paese, il commerciante, l'oste, il ciabattino, ma erano 5-6 persone in tutto Moneglia, con frazioni comprese. Quindi pensate tutti gli altri che dovevano vivere dei prodotti della terra. La nostra terra è terra dura, aspra e difficile da lavorare, che da, cioè, c'è quel detto, la terra è bassa, e per ottenere dei prodotti da poter commerciare e quindi ottenere in cambio qualcos'altro era difficile, e quindi andavano alla ricerca di qualcosa di meglio. Ma mi direte voi, perché come facevano a sapere che altrove c'era qualcosa di meglio? Ma le notizie, sembra strano, si diffondevano più allora forse che adesso che abbiamo internet e tante altre cose. Perché? Perché c'era gente che comunque ha sempre viaggiato, i mercanti e anche in un certo senso gli avventurieri. Oppure c'erano la nostra regione, anche se noi non abbiamo, da qui a Genova non abbiamo porti di notevole consistenza che possano ospitare delle imbarcazioni un pochino più
grandi di quelle che potrebbero essere i Pescherecci e i Leidi, che facevano la spola nel Mediterraneo, cioè parlo di brigantini o altre imbarcazioni di questo genere, sempre a vela, e erano imbarcazioni che potevano affrontare gli oceani e c'erano, dicevo, la nostra regione è rivolta sul mare, anche se la maggioranza della popolazione risulta contadina, chi faceva il marinaio o il pescatore erano veramente, veramente pochi. Vi dicevo, le notizie si diffondevano perché c'erano questi capitani, ce ne sono anche di Moneglia, che avevano già attraversato l'oceano e tornando indietro probabilmente avevano portato notizie che al di là dell'oceano, in Argentina, soprattutto negli Stati Uniti, ma in questo periodo, ai primi dell'Ottocento, l'emigrazione è rivolta soprattutto verso l'Argentina e la zona del Sud America, perché l'Argentina era una grande terra che si stava sviluppando e che aveva bisogno di braccia per lavorare. Aveva un'enorme quantità di terreno e quando poi il governo argentino si consolidò favorì anche l'immigrazione in modo da poter dare anche a chi volesse un pezzo di terra da lavorare gratuitamente, che ovviamente non era tanto poi semplice neanche arrivare quando si stabilizzarono le cose, arrivare anche lì, cioè come sempre poi si creano si mettono dei paletti, ma questo è un altro discorso che non volevo farvi, volevo semplicemente farvi capire come potevano arrivare le notizie. Quindi arrivavano attraverso, oppure qualcuno era partito all'avventura, pur non sapendo né leggere né scrivere, era partito, magari trovava qualcuno che gli scriveva una lettera che con la prossima possibilità di arrivare indietro la mandava, che ne so, al suo fratello, sorella, San Saturnino, a Moneglia, al Bracco, che ne so, e il prete, ovviamente, perché non era in grado di leggere, gliela leggeva e questo decideva di partire, un po' come è successo al padre di Florentino Amedino, che ricevette notizie da due fratelli che erano già partiti, uno nel 1834, scusate, e uno nel 1850, e ricevette appunto la notizia che là c'era possibilità di lavoro e di poter condurre una vita migliore. E ancora due cose vi dico, poi lasciamo la parola ad Alberto. Pensate comunque che come viaggiava, cioè, questa gente? Cioè, fino al 1920 strade carrabili, così non solo a Moneglia, ma in tutto le Levante Ligure non ce n'erano. Cioè, l'unica carrabile è stata la prima, l'Aurelia, che è stata aperta nel 1823. Tutte le altre erano mulattiere. Da Moneglia si raggiungeva la strada nazionale, come la chiamavano, attraverso le mulattiere che c'erano. La mulattiera di Prova, la mulattiera di San Lorenzo, la mulattiera del Casale, la mulattiera di San Saturnino. Anche quella di San Saturnino, che è stata la prima ad essere aperta, è stata completata, lo leggevo da poco tempo fa, nel 1920, cioè il pezzo da San Saturnino al Bracco è stato aperto nel 1920. Vi dico una curiosità, pensate che il vescovo di Chiavari, agli inizi del Novecento, quando doveva fare la visita pastorale alla chiesa di San Saturnino, imbarcava la carrozza sul treno, la carrozza veniva fatta scendere a Moneglia,
a Maneglia non c'era un cavallo, non c'erano cavalli in grado di trainare la carrozza, facevano trainare la carrozza da un mulo accompagnato a piedi da un uomo fino a San Saturnino, perché non c'era altra possibilità. L'ultima cosa che vi dico, nel 1874 ricorrerà tra poco i 150 anni dell'anniversario del passaggio del primo treno, fu aperta la ferrovia. La ferrovia fu per i nostri posti, da Sestri fino alla Spezia, fu un uscire dall'isolamento, perché permise una possibilità molto più veloce alla gente di spostarsi, perché prima, appunto, come dicevo, o si spostavano a piedi e andavano fino al Bracco a prendere la diligenza o qualcosa che passava per andare a Genova, oppure attraverso il mare. Ah, no, devo dire ancora una cosa che mi sembra importante. A Maneglia nel 1800 c'erano molte imbarcazioni registrate come di Maneglia, solo che non è che erano qui davanti, erano in porto a Genova. Ve ne dico qualcuna che così vi dà anche l'idea, insomma, puntata per non dimenticarli. Monteleone, uno sciabecco del 1800, l'armatore era Caveri. Un San Pietro era sempre del 1800, una feluca, il capitano Antonio Fidanza. La Bella Fidanza del 1800, l'Ardita, una nave, non so che cosa erano per nave, Giuliano Bollo. Poi ce ne sono un sacco di Bollo che hanno, i Bollo erano capitani per antonomasia. Poi c'è un capitano Marenco che ha una scuna chiamata Maneglia, e un San Saturnino che ha un capitano Castello, quindi, cioè, nomi di navi e di capitani o diciamo così, o armatori, cioè l'armatore era quello che era proprietario ma non navigava, invece per far navigare la nave ci voleva il capitano. Potrei dirvi ancora altre cose, ma vabbè, chiudo lì, lasciamo la parola ad Alberto che vi dirà qualcosa di più specifico su Amedino. Grazie. Rita ha nominato proprietari di barche, che poi praticamente erano armatori, capitani marittimi, ammiragli. Ha nominato i Bollo, che era la grande famiglia di ammiragli. Ha nominato il Castello, Caveri, e ha nominato i Fidanza. I Fidanza a Maneglia sono spariti, in qualche modo rientreranno presto, perché il nostro Raffaele Ciccarelli sta facendo uno studio di ricostruzione sulla presenza marittima dei Fidanza e dei capitani Fidanza. Peraltro, non so quanto c'entri, forse non c'entra nulla, ma io ho associato uno dei Fidanza al protagonista principale del romanzo di Joseph Conrad Nostromo, il quale parla infatti di un capitano marittimo genovese molto coraggioso nella rivoluzione argentina e uruguaiana. Comunque, lascio la parola ad Alberto, che ci farà vedere grosse cose su Florentina Ameghino. Ciao Alberto. Ciao. Grazie intanto a tutti quelli che hanno fatto me, il sindaco, per questo pannellate sulle note interazioni tra Argentina e Maneglia e un po' il panorama dell'immigrazione in Argentina in questo percorso oscuro, chiamiamo così,
tra i primi 800 e metà 800, dove le informazioni non sono poi così abbondanti. Allora, io mi presento al volo, sono un paleontologo italiano nato a Verona, sono ormai quasi 10 anni che vivo e lavoro in Argentina e studio i fossili mammiferi sudamericani. Parallelamente a ciò, ho sviluppato un interesse forte per la figura di Florentino Menino, un po' principalmente perché mi sei un po' chiamato caro. Florentino, come me, ha trovato in Argentina un sostrato fertile per le proprie ricerche, intanto ha trovato modo, come detto, modo dopo di studiare e qui diciamo si è sviluppato in modo che quindi l'Italia in quel momento avrebbe potuto cedere. E io direi che, se si sta d'accordo, possiamo partire con la presentazione che ho preparato e passo il link della riunione perché abbiamo su Zoom e funziona meglio, l'abbiamo provato ieri. Un momento che copio il link, se e mettiamo giù qui. Sono posti qui avanti a vedere meglio, Venite. Mi sentite? Sì, la porta. Ottimo, allora presento. Si vede bene? Sì, perfetto. Ok. Per iniziare a parlarvi di Amenino, perché di questo si tratta, vorrei partire dalla data della sua morte. Amenino muore nell'agosto 1911 e si aspetta un mese per farne i funerali, praticamente funerali di Stato, perché lì quelle due fotografie lo rappresentano bene, soprattutto quelle in basso. Lì siamo nel teatro argentino della città di La Plata, all'epoca ancora la capitale della provincia di Buenos Aires, e si può capire dalla quantità di gente la portata che ha avuto Florentino Amenino in vita. Il teatro è pieno, parlano le principali figure scientifiche, ma anche politiche del momento, intonando canti con un'orchestra incredibile. E in quegli anni poi il fulcro della figura di Florentino Amenino, perché proprio di culto si tratta, tanti scrittori l'hanno definito un santo laico, uno scienziato fatto santo praticamente in Argentina, questo culto si sposta poi nella casa dove si pensava all'epoca fosse nato Florentino Amenino, nella città di Luján. Quella è una foto della casa in quegli anni, vedremo poi che si mantiene in ottime condizioni, bisogna dire. Subito, già nel 1916 però, la chiesa, in quella piccola pubblicazione in azzurro, dice, un momento, Florentino Amenino non è nato a Luján, è nato a Monello. E risponde quella pubblicazione che vedete sulla destra, che invece dice no, Amenino nasce a Luján in Argentina nel settembre del 1854. Lì nasce il putiferio. La data la vedete, è il piccolo, io l'ho portata in grande,
l'inizio della polemica è proprio il 1916. Possiamo dire solo ora che finalmente si può dare la parola fine su questa grande polemica che ha interessato la Argentina durante più di 100 anni. Ma andiamo un attimo con ordine e anche cerchiamo di collocarsi geograficamente. Luján è, Mario l'ha pronunciata benissimo prima, è il nome della città, e si trova lì a pochi chilometri da Buenos Aires, e ho messo anche una data, nel 1785. Andiamo indietro di un bel po' di anni, noi paleontologi ci siamo abituati a questo sforzo, diciamo, storico, perché nel 1785 lì un frate ritrova un fossile molto particolare, un fossile molto completo di questa bestia qui, una bestia gigante, grande come un attuale elefante, però questo non è un elefante, e lo determina molto bene qualche anno dopo questo signore che si chiama Georges Cuvier, è il padre fondatore dell'anatomia comparata. Lui vede solo qualche bozzetto, perché lui non lo studia questo fossile di persona, vede qualche bozzetto e dice: questo qui è un branco. Allora, non so se ce l'avete in mente voi, bravi, gli attuali sono questi animali molto piccoli che vivono arrampicandosi sugli alberi nelle foreste amazzoniche. Lui ha un colpo di genio e dice: questo qui è un branco simile a quelli attuali, ma molto 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 più grande. Pochi anni dopo è la volta di Charles Darwin, che nel suo famoso viaggio intorno al mondo a bordo del Beagle, lui addirittura trova molti altri fossili di altri mammiferi. Questi, ad esempio, questo qui che porto come esempio si chiama Toxodonte, non ha rappresentanti attuali simili che possano essere, diciamo, indicativi della morfologia del Toxodonte. Diciamo che era simile agli attuali rinoceronti, ecco, per dare un po' l'idea. Un altro animale, diciamo, molto particolare, se vogliamo leggendaria, che hanno attratto fin da giovane Florentino Amenino. Florentino Amenino, ora sappiamo molto bene che è nato a Monegna, non torniamo su questo discorso, ci andremo più avanti nella presentazione, però dobbiamo immaginarci una città come questa qui, Luján, pochi isolati, poche case, intorno al 1850, piena di italiani, per meglio dire di sardi, perché quando arrivavano nei registri delle navi, tutte queste persone non venivano catalogati come italiani, l'Unità d'Italia arriverà dopo, venivano catalogati come sardi. In molti si fermavano a Buenos Aires, tanti altri andavano nei paesi circostanti, nella provincia di Buenos Aires. Luján era una di queste mete. Perché il padre di Amenino si trasferisce lì? È facile dirlo, già avevano lì due fratelli di Antonio che si erano stabiliti da Luján da qualche anno, e lì diciamo questa emigrazione italiana che poi serve come attrattivo per tutte le famiglie, questo si verificava ovunque, si verificava negli Stati Uniti, in Canada, in Argentina, c'era questa ovviamente attrazione, voglia di ricostituire i nuclei familiari molti chilometri lontani da casa. C'è appunto questa particolarità di Luján, che vedete lì in nero, quello è il fiume che costeggia la città di Luján, e gli argini del fiume Luján sono pieni di fossili di questo tipo. Dobbiamo quindi immaginarci un giovane amichino, già 5-6 anni, che inizia le scuole, cosa che probabilmente in Italia non avrebbe potuto fare. È un ragazzino molto intelligente, subito, già nei primi anni, impara varie lingue, mastica sicuramente il ligure, l'italiano, lo spagnolo, ovviamente a scuola in spagnolo, ma impara anche il francese, che è la lingua all'epoca della scienza, per eccellenza, e inizia a collezionare fossili. Già da giovane legge Cuvier, legge Darwin, e tutto si svolge in quella casa, che la vedete lì raffigurata a destra, dove passa appunto i primi anni di vita con la famiglia. La foto che metto lì è solo una nota di colore, a Luján, per dire, c'è ancora la più antica panetteria italiana su suolo argentino. Quella è una foto del 1975, non so se esista ancora, immagino di sì, perché è recente l'articolo che ho trovato, però ecco, c'è una forte immigrazione italiana a Luján. E Amenino
ovviamente diventa grande e analizza i costi che trova. Lo fa in modo autodidatta, perché è vero, lui riesce a fare la scuola dell'obbligo, però non hanno disponibilità per mandarlo all'università. Quindi diciamo tutti i suoi primi studi sono gli studi di un autodidatta. E le prime idee, cos'è che fa Ameghino da giovane? Inizia a studiare l'interazione tra l'uomo, tra la nostra specie, Homo sapiens, e la cosiddetta megafauna, quindi il bradipo gigante che vi ho fatto vedere prima, il tossodonte, questo qui che è un armadillo chiamato glittodonte, è un armadillo gigante, grande come una piccola utilitaria, e Ameghino inizia a dire, ragazzi, qua l'uomo e questa megafauna hanno convissuto in tempo ragionevole. E era un'idea questa azzardata all'inizio. E subito la comunità scientifica gli si rivolge contro. Poi si vedrà con il tempo che l'idea era azzeccatissima, ok? Ed è ancora oggi una cosa che si studia molto approfonditamente in quanto a l'estinzione di tutte queste bestie gigantesche. Chi è stato? È stato l'uomo o è stato il primo? Tante teorie ancora si diciamo allacciano a questi primi studi di metà 800. Quindi Ameghino inizia in modo solitario a pubblicare queste cose, trova la resistenza della comunità scientifica e quindi quando si trova la resistenza nel proprio paese di scienziati, cosa si fa? Si contatta all'estero. E lui trova forza in tanti personaggi, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, da questo signore qui, che si chiama Giovanni Capellini, all'epoca era il professore dell'Università di Bologna, e Ameghino, con il professor Capellini, si sincera, in una lettera che è stata ritrovata, che è stata ripescata solo di recente, proprio nella biblioteca comunale dell'Arcigimnasio di Bologna, questa splendida biblioteca di cui metto una foto lì. Questa è la lettera che ci ha permesso di mettere la parola fine a questa polemica ormai che è andata avanti per veramente troppo tempo. La calligrafia è quella di Ameghino. Noi paleontologi che lavoriamo con i fossili di Ameghino nel Museo di Buenos Aires sappiamo benissimo com'era la calligrafia di Ameghino perché la si ritrova in tantissime etichette su numerosissimi fossili. E lui qui si praticamente lui si apre con il professor Capellini, si presenta come uno scienziato nato a Monemia nel 1853 e che migrò fanciullo, all'epoca aveva un anno e mezzo, con i genitori alla volta di Buenos Aires. Così è come inizia la lettera, tipica, con gli errori tipici di una persona che sa l'italiano ma la cui prima lingua è lo spagnolo, quindi si mangia qualche doppia, si sbaglia qui e là, ma ecco, il testo è proprio quello di Ameghino. Queste informazioni, poi lui i dati che riporta in quella lettera, siamo riusciti a corroborarli nell'archivio di Stato di Genova. Perché lui, perché scrive a Capellini? Lui in realtà chiede a Capellini se gli può fare diciamo una lettera per fare in modo che non venga accalappiato dal servizio militare in Italia durante un suo viaggio. Lui vorrebbe passare per l'Italia, però non vorrebbe essere preso diciamo nel servizio militare obbligatorio all'epoca perché i suoi interessi erano altri. Lui aveva in mente la paleontologia, lo studio dei fossili dell'Argentina e non avrebbe mai tollerato un ritardo di all'epoca, stiamo parlando di più di un anno, con disponibilità di servizio durante molti di più. E quindi noi abbiamo trovato appunto che era stato effettivamente chiamato sulle liste dei richiamati al servizio militare, cosa che succedeva soltanto a coloro che erano nati in Italia. I fratelli di Ameghino, Bevari, che nacquero in Argentina, così non figurano nelle liste perché appunto nati su quello argentino. Lui invece sì, è presente. Quindi Ameghino, la nostra teoria è questa. Lui, arrivato diciamo verso i 30-35 anni, sta cercando di affermarsi come scienziato in Argentina e in un certo qual modo inizia a nascondere le sue origini. A volte lo fa direttamente, a volte lo fa indirettamente,
per due motivi essenzialmente, poi lo si leggerà meglio nel libro per chi fosse interessato, però due sono i motivi principali per i quali lui in certo modo nasconde le sue origini. E in primo luogo perché a partire dal 1881, durante poi gli anni 90, anche del 1800, l'immigrazione italiana in Argentina diventa massiccia, diventa un fenomeno molto, molto, molto importante, e anche perché cambiano le tecnologie, le navi sono a vapore, le rotte sono molto ben stabilite, e appunto l'immigrazione diventa massiva. E c'era una certa discriminazione, forse come tutti i fenomeni migratori che diventano, diciamo, molto, molto evidenti, vi era una certa discriminazione verso gli italiani, che non è mai diventata un fenomeno determinante o magari violento, però c'era questa abitudine tra gli italiani di nascondere un po' i tratti, la cultura, diciamo, certe cose dell'italianità. E un'altra ragione per la quale lui nasconde un po' queste origini è perché si trovava nell'epoca immischiato in una lotta di potere. Vi era da una parte il signor Carlo Burmeister, che era un paleontologo prussiano, stabilito, lui era il direttore del Museo di Buenos Aires, quello che vedete in basso. Dall'altra parte vi era Moreno, che era il direttore del Museo di La Plata, il Museo di La Plata è quello che vedete lì in alto, e Amedino stava un po' nel mezzo tra queste due forze di potere. Uno era il professorone di lingua tedesca che venne chiamato apposta dal governo argentino per studiare i fossili dell'Argentina. L'altro, Moreno, veniva un po' dall'elite, dall'aristocrazia argentina, era il grande geografo, esploratore della Patagonia all'epoca, fu colui che fissò i limiti tra l'Argentina e il Cile, in un'epoca in cui la Patagonia, ad esempio, era terra di nessuno. E Amedino cercava appunto di inserirsi anche lui nell'elite scientifica argentina. Però potete immaginare come l'immigrante italiano, figlio di migranti, figlio di un ciabattino, in quel contesto sociale poteva essere appunto una cosa molto, molto, molto difficile da realizzarsi. E Amedino sì, ci riesce. Finalmente intorno nel 1901, durante gli ultimi 10 anni di vita, lui è il direttore del Museo Nazionale di Buenos Aires, e questa un po' questa diapositiva rappresenta un po' la sua consacrazione. Amedino scrive l'equivalente di 24 tomi voluminosi come quelli che vedete in alto, la sua produzione è incredibile, non solo la produzione scientifica ma anche la quantità di resti che lui dà al Museo di Buenos Aires. Io lo vedete nella foto, forse è una delle foto più belle che abbiamo di Amedino, lui nel suo laboratorio, quello è in realtà è la parte, è il retro della sua libreria dove accatastava i fossili che studiava. E in realtà non posso non parlare qui a questo punto anche del fratello di Amedino, dei fratelli di Amedino, Carlos e Juan, perché Amedino non ha fatto tutto da solo. E Amedino era un grande descrittore di fossili, lui aveva una penna incredibile, fu colui che descrisse la maggior parte delle specie di mammiferi che oggi conosciamo in Argentina, le scoprì Amedino sulla carta, ma sul campo vennero scoperte da Carlos. Carlos è quello che sta sulla destra, quello che ha in mano il cranio umano. Senza di lui Florentino non avrebbe potuto realizzare tutto quello che ha fatto. Carlos era quello che si giocava la vita in Patagonia, in spedizioni quasi tutte in solitaria alla ricerca di fossili. In una, forse la più prolifica delle spedizioni, Carlos trova più di 2000 fossili in una spedizione. Li dà tutti a suo fratello e il fratello Florentino pubblica più di 120 specie provenienti dall'estremo sud del mondo, e mentre il fratello Juan si
parla della libertà di famiglia. Quindi riescono a costruire questo sistema per fratelli, uno in libreria che procaccia i fondi per le spedizioni di Carlos, che va in Patagonia, trova i fossili, li dà a Florentino e li pubblica. Quindi sono i tre fratelli che sono parte di un ingranaggio che parla anche dell'italianità dei primi passi della paleontologia argentina. Quello che vedete invece in alto a sinistra è Giovanni Ramolino, un personaggio che è stato molto importante nella vita di Florentino, perché è colui che gli ha insegnato a scavare. Lì intorno al Lucan, i primi fossili che trova li scava di malo modo, si rompe, e chi si occupa di aiutarlo è Ramolino. Questa è una figura che, ad esempio, Marzia, che so che è lì presente, ha studiato in dettaglio e sicuramente ne sa più di meglio. E quindi, dicevo, lì in basso, quello che vedete nella foto seduto a sinistra è Florentino in una delle pochissime escursioni sul campo che ha fatto. Florentino era un uomo di biblioteca, era un grande conoscitore di fossili e un grande teorico, però chi trovava i fossili era Carlos. Questa consacrazione, quindi torniamo al 1911, è chiara quando si va al museo, scusate, al cimitero di La Plata. Non so se qualcuno ha avuto modo di esserci o se avrete modo in futuro di andarci. Quel cerchio rosso marca il punto dove è sepolto Florentino Arechino. Sta esattamente nel centro nevralgico del cimitero monumentale della città di La Plata, che rappresenta un po' con quelle sue strade ortogonali e diagonali un po' la topologia della città di La Plata, che è famosa appunto per le sue diagonali. Ed è stato sepolto proprio lì, dove tutte le strade portano a Florentino Arechino. E qui arriviamo ai giorni nostri. Qui l'articolo di Mario che è apparso sul secolo XIX, che come diceva prima, in cui ci si chiedeva ma un cratere sulla Luna addirittura, cioè ad Arechino sono stati dedicati veramente di tutto e di più qui in Argentina, fino ad arrivare al cratere sulla Luna. E spero con questa breve presentazione un po' di aver fatto luce sul perché questo omaggio così trasversale. E ricordare anche il secondo articolo di Mario, qui si presentavano appunto tutti questi dati al Papa Francesco, che ovviamente non poteva nemmeno riconoscere il grande. Tutto ciò ci ha portato a un'interazione con voi e Monilia che ricordiamo spesso con molto amore. Da sopra vedete Marina, mia moglie, quella che ha scattato la foto in basso, e qui è nata, diciamo, l'interazione qualche anno fa, quando siamo potuti andare e toccare con mano, ecco, le prove che ancora sono presenti a Moneglia, lì nella chiesa di San Saturnino, e quello è l'atto di battesimo del giovane Florentino, che all'epoca lì sul certificato figura come Fiorino. Sappiamo che quando entravano con le navi i migranti venivano spagnolizzati nel momento, quindi Giovanni quando toccava terra argentina diventava Juan automaticamente, e Fiorino diventava, in questo caso diventò Florentino. A Pesci abbiamo anche siamo anche andati sulle tracce di quella che fu effettivamente la casa natale di Florentino, e in quelle viuzze con Mario e Rita l'abbiamo identificata facilmente, in parte perché c'è una targa che, come vedremo dopo, rimane ancora lì da molto tempo, ma poi anche i testimoni oculari, la gente sorprendentemente si ricorda molto bene del cognome di Florentino, di quello là che è partito, che era uno scienziato, e in quella piccola frazione non si è mai dimenticato del tutto la figura di Florentino. E questa è la casa, come si presenta ora la casa natale di Florentino. Quella lì in basso, quella lì dove si aprono queste due porte, è la piazzetta dei 10 passi, come l'ha battezzata Mario. E in realtà questa casa, nella letteratura, nelle varie, diciamo, testimonianze oculari,
La troviamo spesso nella letteratura. Questa qui è una divisione della nazionalità e la opera di Amelino, pubblicata nel 1917, già all'epoca si andava a intervistare, questo qui è uno zio di Amelino, si andava a intervistare per chiedere ma è qui che è nato Florentino? E lui diceva sì, assolutamente sì, io mi ricordo benissimo, Florentino è nato qui e c'è anche una foto. Più tardi lo fa anche un altro professore argentino, Raffaele Lauria, lui di origine italiana, che torna negli anni '80 a vedere questa casa e la fotografa, la si vede molto più fatiscente che nel 1917. Abbiamo anche recuperato una foto del 1990 circa, che la mostra diciamo in condizioni ancora peggiori, e poi finalmente nel 2021, questa qui è una foto fatta di recente, ricostruita, abitabile e in ottime condizioni. E fino appunto a quella data c'era solo questa piccola, timida targa, se vogliamo, via Fiorino Amelino naturalista, messa lì quasi per dire sì, ci ricordiamo, sappiamo che aveva qualcosa a che fare con questo posto, però non si era del tutto certi, diciamo, della sua nascita. Ora invece siamo sicurissimi al 100%, questo ci ha portato pochi anni fa a inaugurare lì il sindaco con i rappresentanti attuali della famiglia Amelino, e scoprendo questa targa bellissima che finalmente rende giustizia, diciamo, alle origini di questo inutile monumento. Questo libro diciamo, è un'iniziativa in più in questo senso, e speriamo veramente che ve ne siano altre, perché quello che ha fatto Florentino Amelino per la paleontologia argentina e per la paleontologia internazionale è veramente sconcertante. Ancora oggi sono pochissime le pubblicazioni sui mammiferi argentini che non citino almeno un lavoro di Florentino Amelino. Quindi diciamo la sua presenza è ancora molto molto importante per noi paleontologi dei vertebrati, e quindi diciamo, questo è nato uno di questa linea, ecco, di rendere omaggio a un grande scienziato tanto sul lato argentino quanto sul lato italiano. E quindi a me non resta che ringraziare ovviamente Mario Rita per questa grandissima collaborazione, ovviamente al sindaco per averci invogliato, spinto alla ricerca e fino alla produzione di questo testo, l'editore del Ferrari, e poi ovviamente ringraziare mia moglie che mi ha sempre appoggiato in tutte queste iniziative, e ovviamente tutte le persone che hanno collaborato, Marzia, Giulia, Paolo, tutti voi per l'attenzione, e spero anche che Florentino sia contento, diciamo, di questa iniziativa. Secondo me, essendo lui un amante della verità, lo sarebbe sicuramente. Vi lascio con quella firma che è l'unica, presente la prova di quella lettera, l'unica in cui si firma, diciamo, ritalianizzando il suo nome, passa da Florentino a Fiorentino. Poi la storia va molto più in là. La storia è assolutamente avvincente perché ha molti attori dentro, tra il Partito Socialista da un lato, la religione cattolica dall'altro, si mescolano tante cose in questa vicenda che mi è impossibile riassumerlo in poche parole, ma ve lo lascio al libro per essere anche voi diciamo, per entrare alla scoperta di questo. Grazie Alberto, grazie Mario, grazie Rita. Prima di lasciare la parola al sindaco per le conclusioni, vorrei fare solo due brevi notazioni ulteriori sul confermare il grande rapporto che è sempre stato fra Mamelli e l'Argentina. Sono sempre stati, sono tantissime le persone che sono emigrate nel corso degli anni, è stato fatto riferimento ad alcuni parenti di Roberto Pagliettini, ma io posso testimoniare che la sorella di mia nonna, un'altra Pagliettini, dico meglio, da bambina è andata in Argentina, a Buenos Aires, lì ha vissuto fino alla sua morte, e
pochi decenni fa mi hanno portato in saluti alcune persone con tutta la mia risorsa, quindi è stata davvero fortissima questa integrazione e questa collaborazione che c'è con l'Argentina. Una collaborazione che oggi è, se posso dire, rinnovata dalla presenza di Pablo, che è lo scultore italo-argentino che è venuto a Monelli a completare le sue opere, e noi si possono dare una piccola anticipazione, stiamo cercando di convincerlo a lasciare a Monelli la scultura che sta completata, perché non ci riusciremo, e quindi penso che sarà una bella cosa poter avere a Monelli questa scultura che viene completamente. Per tornare da Meghino, vorrei faccio un annuncio, è venuta un'idea un po' a tutti noi che abbiamo che anche in occasione della trasmissione a cui ha partecipato Mario sulle tre, ed è quello di conferire la cittadinanza onoraria a Florentino Meghino. Abbiamo iniziato l'iter procedurale, penso che sia assolutamente meritato e sia un ulteriore riconoscimento della sua vicinanza a Monelli e delle altre conoscenze che i monegliesi hanno nei suoi confronti. Devo dire che gli Meghino sono sempre stati molto radicati a Monelli, io in particolare che ho effettivamente due ricordi molto più, Mauro che è stato il mio allenatore insieme anche a Mario e a Cece, quindi lo ricordiamo appunto il primo aspetto, e io ricordo anche il primo aspetto dalla mamma di Carlo che si era chiamato Zila, che era anche mio nonno, era praticamente la mia zia, quindi gli Meghino sono sempre stati molto radicati a Monelli. La parola a Giulia, grazie. Buonasera, tantissime cose importantissime sono già state dette, quindi non mi ripeto, sempre grazie a Mario, Rita, al professor Postelli e anche al nostro sindaco che ha reso possibile tutto questo. Volevo dire che ricollegandomi un po' al tema dell'immigrazione, insomma, di Moneglia, io vedo tanti moneghesi questa sera, questo mi fa molto piacere, che hanno storie di immigrazione, come appunto il nostro Roberto Pagliettini, come la Luisa Fizione, qua con Cile, il signore Cileno, tuo cugino, qua, Bertonati, insomma. Però tante sono stasera le persone presenti in questa sala del Consiglio che invece hanno scelto di vivere a Moneglia tutto l'anno, venendo da zone limitrofe, vedo Parma, Piacenza, vedo il Basso Piemonte con la nostra splendida Linda Risino Levrero, che ci ha offerto a fine agosto una bellissima mostra proprio in questa sala sul pittore Beppe Levrero. Quindi grazie a voi che amate Moneglia e che la frequentate tutto l'anno. Ma l'humus monegliese dal punto di vista intellettuale è piuttosto fertile, perché con soprattutto lo spalleggiamento di Rita, Marzia e Mario stiamo andando avanti con delle ricerche, questa volta su uno scrittore che si è sentito molto poco nominare, che per ora non voglio anticipare o spoilerare, perché stanno arrivando dalla biblioteca di Pisa alcuni libri che con grazie a Rita riusciremo ad avere. Questa è una storia interessantissima. Qui andiamo a percorrere la vita di un monegliese che è nato qua, che è del 1900, quindi uno spaccato del Novecento monegliese, che ci parla attraverso le sue poesie, peraltro di un valore letterario altissimo, ci parla della vita dei monegliesi durante la Seconda Guerra Mondiale nelle gallerie. E quindi andiamo a ripercorrere anche i 150 anni della ferrovia di Moneglia. Proprio il 24 ottobre del 1864 è passato di qua il primo treno e, come ha detto Rita, ci ha salvato dall'isolamento. E oltre a questo scrittore, del quale piano piano stiamo scoprendo tantissime interessanti notizie, parleremo poi presto anche di Fidanza. Fidanza, ha anticipato Mario, Simone Fidanza, che probabilmente è stato il protagonista del libro Nostromo, uno dei più importanti libri di mare, dello scrittore, uno dei più grandi scrittori polacco-britannici, Joseph Conrad. Pare che sia stato proprio un buon inglese ad ispirare questo. Quindi ecco, vedete che il nostro paese è piccolino, ma l'humus culturale, l'ingegno, è piuttosto fertile. Quindi grazie, grazie a tutti i presenti e grazie anche a chi ha scelto Moneglia quasi come seconda casa e che la vive quasi tutto l'anno. Questo ci fa molto molto piacere. Grazie. Volevo dire una cosa. Chi volesse rivedere
tutta la serata, andate su Facebook, sull'Hub Tertiguglio, Marzia, mia figlia, ha fatto la ripresa in diretta e quindi la potete riseguire. Grazie. Alberto, ciao!